Allora, a proposito di soldi, cara, attenzione, non te, per carità, tutti, perché possono mettere le mani sul nostro conto corrente. Il fisco, da primo luglio, vi spiego perché. A tra poco, grazie Lori. Okay. Grazie anche a Zivana Giacobini. Bentornati alla Vita in Diretta, alle 18 in punto dallo studio 3 di Via Tegulata, col sorriso di Angela Azzaro, ben trovata. Gianluca Timpone sorride un po' meno perché è preoccupato, ma mica solo lui. Dal primo luglio possono prendere i soldi dal conto corrente, prendere i soldi dal conto corrente. In realtà diciamo questo accadeva già dal 2005 ad oggi, Equitalia. Però esclusivamente se il contribuente non paga le cartelle esattoriali. Beh, certo. Questo è il presupposto essenziale. Non a chiunque. Massimiliano Bruni ci dice, poi cerchiamo di capire, perché Angela pure è molto arrabbiata. Lo sa che Equitalia chiude? Per fortuna. Ormai ci siamo quasi, manca meno di un mese al 30 giugno, data fatidica della chiusura di Equitalia. Chiude? Meno male. E poi? Non paghiamo più. Dal 1 luglio le sue competenze passeranno ad una nuova struttura denominata Agenzia delle Entrate e Riscossione, direttamente controllata appunto dall'Agenzia delle Entrate. Ah, ecco. Andiamo meglio o peggio? L'avvicendamento, a quanto pare, comporterà un inasprimento delle procedure di riscossione dei debiti con la pubblica amministrazione. Ecco, collaborerà con l'Agenzia delle Entrate, quindi sarà ancora peggio di prima. In particolare, desta preoccupazione la notizia che il nuovo ente potrà procedere al pignoramento di conti correnti, stipendi e pensioni, cosiddetto pignoramento presso terzi, senza l'autorizzazione del giudice. Che ci avrò, 27 centesimi? Che mi bloccano? Per bloccarsi nei piedi così in cammino manco più. E per me fanno pure attici, 35 euro. Te levano tutto quello che c'hai, io ho la dentiera, se fanno quella. In realtà, dall'amministrazione ci tengono a sottolineare che la norma esiste già dal 2005 e trova fondamento giuridico nel fatto che le cartelle esattoriali sono già titoli esecutivi e non hanno bisogno di un'ulteriore autorizzazione. Un abuso enorme di potere, quindi il fatto di prelevare direttamente al conto corrente senza autorizzazione né del giudice né di nulla. Siamo arrivati a un regime così, Noi continuiamo a dire che viviamo in democrazia, però questa non è una vera democrazia. La vera rivoluzione riguarderà invece l'acquisizione dei dati sui cittadini. Il nuovo ente, infatti, avrà accesso diretto e senza bisogno di autorizzazione all'anagrafe tributaria e alla banca dati dell'INPS. Così potrà conoscere in tempo reale la giacenza sui conti correnti, le operazioni effettuate, il valore dei titoli, dei beni mobili e immobili posseduti, nonché l'importo di pensioni e stipendi percepiti, e quindi agire in modo rapido sulla situazione patrimoniale dei contribuenti. Quando li devono prendere sanno sempre come prenderli. Qui in Italia vengono solo sempre gli stessi, solo le persone oneste, quelli che sono rintracciabili. Gli irrintracciabili non pagheranno mai. In compenso, trattandosi di una gestione diretta, dovrebbero diminuire i costi di gestione e quindi gli oneri a carico dei cittadini. Dovrebbero abbassare l'aggio sulle cartelle e gli interessi, perché lo fa internamente tu. Ma per ora si tratta di un'ipotesi non ancora chiarita. Ma tanto non cambia niente, ma in Italia non cambierà mai niente. In Italia ci vuole solo una cosa, la rivoluzione. Alla luce di questi presupposti, sono in molti a pensare che il lupo perde il pelo ma non il vizio. L'importante è che noi non ci tolgono il calcio, perché giustamente se ci tolgono il calcio è un piatto di spaghetti da sotto al muso, come si dice a Roma, anzi sotto al grugno, perché questo paese, posso dirlo, è veramente finito. Ecco, con questa nota di ottimismo abbiamo chiuso il servizio, perché non esageriamo. Però perché sei arrabbiata, Angela? No, io sono arrabbiata, più che arrabbiata, preoccupata, perché il timore che credo abbiano tantissimi italiani che si vada a pescare sempre dove si è pescato, che persone che non pagano perché in difficoltà invece vengono costrette, ma probabilmente anche a levarsi quei soldi che gli servono per fare una vita dignitosa, per comprarsi la casa, per pagare il mutuo. E quindi chi stabilisce, no, le priorità dei pagamenti? Se mi vieni a pignorare, se mi porti via quello che ho, mi levi proprio uno strumento essenziale. E poi questa cosa, la domanda principale è un'altra, ma questa cosa serve per combattere l'evasione fiscale? A questa domanda ci arriviamo, prima siamo all'altra. Se io ho dei soldi, se io ho dei soldi sul conto corrente che magari mi servono, per carità facciamo gli scongiuri, per delle cure mediche, no? Oppure ho acquistato una casa, devo quindi saldare entro un certo termine,
e a un certo punto improvvisamente mi bloccano parte o tutti i fondi. Allora, come si fa? Allora, questo è importantissimo chiarirlo, perché nel momento in cui ci viene bloccato il conto corrente c'è la possibilità di poter rimediare. Anche perché prima di bloccare il conto corrente Equitalia sicuramente ha mandato la cartella esattoriale, sicuramente avrò fatto un sollecito e molto probabilmente il contribuente non ha pagato nei termini prestabiliti. Se ci bloccano il conto corrente, la prima cosa da fare è recarsi o presso lo sportello Equitalia oppure fare un estratto della propria situazione di ruolo e verificare quale cartella di pagamento non abbiamo pagato che ha generato questo blocco del conto corrente. Dopodiché bisogna fare un'istanza di rateizzazione, pagare la prima rata e Equitalia sbloccherà l'uso e quindi poi il contribuente potrà continuare a operare sul proprio conto. Ma quanto tempo ci vuole per fare allora, questa? Teoricamente un'operazione che in 4-5 giorni può essere fatta, anche perché quando ci viene bloccato il conto corrente, la banca non è che prende i soldi del contribuente e li trasferisce immediatamente ad Equitalia. La banca ha 60 giorni di tempo in attesa che il contribuente chiaramente produca della documentazione per sbloccare appunto il proprio conto. 60 cioè, giorni? A 60 giorni. Oggi mi bloccano il conto corrente, la banca non trasferisce immediatamente i soldi ad Equitalia. Però sono bloccati. Però soldi. Sono bloccati, non li può utilizzare. Comunque è una rogna non da poco. È una rogna non da poco, però c'è anche un altro aspetto a cui bisogna stare molto attenti. Se io utilizzo il mio conto corrente facendoci, come dire, transitare esclusivamente il mio stipendio, Equitalia non può bloccare il conto corrente. Perché? Perché lo stipendio è regolato da apposite norme, ossia se ho uno stipendio che non supera i 2.500 euro, Equitalia può bloccare soltanto un decimo, cioè 250 euro. Quindi se nel mio conto corrente affluiscono ad esempio 2.000 euro, Equitalia non può bloccare quei 2.000 euro, ma al massimo può bloccare 200 euro. Quindi questo bisogna stare molto attenti. Però solo se sul conto corrente passa lo stipendio. Stipendio o pensione. Poi chiaramente Equitalia non può pignorare la pensione minima, chiaramente non potrà mai pignorare poi quelli che sono i beni che il contribuente utilizza per svolgere la propria attività, quindi questi sono concetti diciamo molto importanti. La prima casa è impignorabile, altri immobili possono essere pignorati soltanto se il valore complessivo del comparto immobiliare del contribuente supera i 120.000 euro. Se non supera i 120.000 euro, neanche la casa può essere pignorata. Queste sono tutte norme che entreranno a far data dal 1 luglio. Dal 1 luglio. Soddisfatta oppure no? Sicuramente l'altro elemento da dire è che dal 2005 queste norme esistono e quindi adesso si tratta di una cambia la tempistica, è più veloce. Sì, non si passa per il giudice. Non si passa per il giudice. Equitalia è più veloce. Ma se questo è il problema, è sempre quello. Da quale punto di vista si fanno queste cose? Per garantire il contribuente, che poi noi diciamo contribuente, ma il cittadino, oppure lo facciamo per fare creare un sistema ancora più pesante nei confronti delle persone che non ce la fanno? Questo è il punto più interessante o più preoccupante. Punti di vista per l'appunto. Grazie Angela Azzaro, grazie Gianluca Timpone. Sono le 18:08 in diretta allo studio 3. Allora, Totò Riina, ieri è venuta Rita dalla Chiesa qui in studio per una pagina molto toccante, l'abbiamo chiesto di tornare.